Finisce a Trastevere l'avventura della Vastese negli spareggi di Serie D. Una gara difficile alla vigilia con gli aragonesi costretti a vincere per continuare a cullare il sogno Serie C. Più facile per i capitolini che potevano contare su due risultati su tre. Moduli speculari per i due tecnici, mister Mauro Mazza con Proia ad agire come play e Corsetti in avanti. Fulvio D'Addario cambia solo due elementi rispetto alla gara di Nereto. Agnello in mezzo al campo prende il posto di Monza e Pierpaolo in prima linea in luogo di Tancredi. Arrugginito l'avvio di gara dei padroni di casa. Meglio invece la Vastese che all'ottavo è già pericolosa dalle parti di Semprini. Slalom speciale di Alessandro in area di rigore, la difesa allontana come può ma sui piedi di Agnello che dalla distanza non trova la porta per un niente. I biancorossi sembrano in palla ma un errore in mezzo al campo spiana la strada al vantaggio capitolino, malinteso tra Pierpaoli e Ceccacci con quest'ultimo che perde un sanguinoso pallone in mezzo al campo spianando la strada ad un 4 contro 2 che Crescenzo finalizza alla perfezione. Il gol fa perdere qualche certezza ai biancorossi Rossi, che col passare dei minuti abbassano il baricentro concedendo spazio alle giocate Amaranto. Il raddoppio però arriva ancora una volta in campo aperto. Corsetti addomestica un pallone appena sbucato dalle nuvole e intelligentemente serve la penna a rimorchio, bravo ad eludere la difesa in ripiegamento e depositare in rete. L'esperienza playoff per la Vastese si fa sempre più in salita e potrebbe addirittura dirsi conclusa già alla fine del primo tempo, quando Macri dal limite dell'aria fa tremare la traversa, decisivo nella circostanza il tocco di Di Rienzo. La ripresa vede la Vastese partire con il piede sull'acceleratore e nel giro di due minuti va vicino a riaprire la contesa. La prima capita sui piedi di Scafetta che dagli sviluppi di corner non trova la porta per questione di centimetri. Poi è la volta del neoentrato Ficara, l'ex Fiuggi difende la palla sul vertice alto dell'area di rigore, tiro forte ma poco preciso. Praticamente il sipario su playoff degli aragonesi cala qui, anche se Alonzi allo scadere ha sulla testa il pallone dell'1-2 ma l'attaccante non trova l'impatto con la sfera. 7 minuti di recupero concessi dal direttore di gara che serve solo al Trastevere per dilagare. Prima è Santilli in campo aperto a trovare il 3-0 con una conclusione rasoterra, mentre il 4-0 è una bella azione manovrata che porta Fioretti da poco in campo a mettere in fondo al sacco con un colpo di tacco sotto porta. Una punizione severa per la Vastese che dice addio ai playoff, ma lo fa con onore dopo una rimonta da squadra vera sul finale di stagione. Oddio, forse subito mi sembra un po' troppo, nel senso che magari la Vastese è partita con un possesso palla un po' migliore del nostro, abbiamo sbagliato molto tecnicamente secondo me nei primi 20 minuti. È chiaro che avere due risultati su tre ti fa fare dei ragionamenti che sono un po' diversi. Forse il risultato potrebbe essere un po' eccessivo, però ripeto, secondo me i ragazzi hanno fatto veramente una grande gara e il fatto di continuare a giocare anche sul doppio vantaggio testimonia che sono ragazzi che veramente hanno voglia di fare bene, di mettersi in mostra, ed è giusto poi alla fine che vengano ripagati dei risultati. Mister, possiamo dire che è un risultato che comunque è anche troppo severo per quello che si è visto in campo e per quello come voi avete approcciato anche questa sfida. Sì, si poteva giocare solo per vincere, però alla fine il 4-0 è eccessivo. Vabbè, questo sì, insomma, diciamo che i primi 25 minuti abbiamo fatto molto bene, dovevamo andare anche in vantaggio. C'è stato questo errore, quindi sono andati sull'1-0 e poi Corsetti, che è un ottimo giocatore, io ho avuto, un giocatore tecnico che quando riceve palla se la stoppa ti può far male, quindi sono andati sul 2-0. Noi abbiamo avuto, penso, 4 palle gol pulite, poteva essere riaperta anche a 5 minuti dalla fine, ma non ci siamo riusciti. Però i ragazzi, devo dire, encomiabili, perché dopo tre giorni fare una sfida del genere, sono stati veramente bravi e quindi il grande riconoscimento a questi ragazzi che ce l'hanno messa sempre tutta. E ora, al di là del 4-0 che insomma è bugiardo, ma parliamo del secondo attacco del campionato e quindi con giocatori che segnano. Ecco mister, stagione finita, ovviamente non siamo a scuola, ma il consuntivo poi della stagione è sicuramente positivo. Ma questo lo deve chiedere non a me. Io so che cosa ho dato per la Vastese, so che cosa ho sacrificato per la Vastese, so quanto ho lavorato per la Vastese e non solo per la Vastese. E quindi penso che a 62 anni io ho ancora voglia di fare calcio, ma farlo calcio, non pallone. Penso che ora a Vasto si faccia calcio per quello che abbiamo portato come idee, come organizzazione e come giocatori che si comportano in un certo modo. Non c'è stato mai una diceria su questi giocatori e quindi vuol dire che abbiamo dato anche delle regole. Dobbiamo essere soddisfatti in questo.